Buongiorno. Prego. Mi scusi, senti, io le voglio chiedere due cose forse abbastanza, come dire, abbastanza noiose, però. Dunque, sulla sua banca, tra il giugno 2009 e il dicembre 2009, arrivano in più assegni circolari versamenti per circa 600.000 euro, in più tranche. Quasi tutti questi assegni portano la firma di Tomasetti e invece vengono incassati da lei. Ci può gentilmente spiegare questo passaggio? Io adesso gliel'ho fatto un po' semplice, un po' sintetico. Molto semplice. Perché se no stiamo qui mezz'ora. Comunque, se no, lei, molto se semplice, lei, se lei fatto vuole molto essere semplice. Così gentile da essere più specifico, volentieri. Comunque le operazioni sono quattro, sono tra giugno e dicembre. Scusi. Incassa sempre lei a nome di Tomasetti e gli assegni circolari portano la firma di girata. Ma di è una Tomasetti. Domanda o un'affermazione? È una domanda, se ci può spiegare no, questa perché cosa. Se è un'affermazione gli dico che sbaglia, se è una domanda gli do una risposta. No, è una domanda. Ecco. Comunque mi chiamo Claudia Fusani, Unità, grazie. Allora, le cose non stanno come dice lei, incassare gli assegni vuol dire, perché quando lei usa una formula tecnica deve fare attenzione, incassare gli assegni significa andare in un posto con un foglietto che chiamano assegni, darla al cassiere e prendere i soldi e metterseli in tasca. Questo non è accaduto. Vede che comincia a migliorare. Negoziati è un'altra cosa e non sono neppure negoziati. Vede? Sono versati, che è diverso. Il che significa che tutto questo discorso fatto impropriamente da chi non conosce il mestiere rischia di, come dire, alimentare la mia voglia, e non l'ho fatto che mi fa fatica di dover fare tante discussioni. Allora, per semplicità, perché ho capito quello che vuol dire, quindi però la correggo perché ci sono anche gli altri, i versamenti sono fatti e gli assegni circolari, sebbene girati, possono essere incassati soltanto dalla persona, negoziati soltanto dalla persona, mentre possono essere versati ovunque perché ne rimane traccia, anche quando sono girati in qualunque conto perché rimane lì. Quindi lei si meraviglia, ci sono delle meraviglie, ma la sostanza è questa. Se dice che mi è stato consegnato gli assegni che ho portato in banca, o meglio, che ho portato al giornale, gli amministratori del giornale poi li ha versati sul conto corrente, è così, è normale. La sua curiosità mi sembra morbosa, ma non capisco dove stia. Ma morbosa mi lasci passare, dite tante voi, faccia passare anche la mia. Non è che... Il 2 ottobre, durante una di queste benedette operazioni, che lei ritiene essere normali e sicuramente saranno normali, il 2 ottobre, quando lei va a negoziare 37 assegni... Lei va a negoziare? Non è così. Va bene, lei... Scusi, allora, se dice lei va a negoziare... Allora, il 2 ottobre non negozio, non verso, non tocco... Versa? No. Lo cosa dice, fa? Ma, sì, faccia la domanda. Via, che la domanda è questa: allora, il 2 ottobre, durante questa operazione, siccome arrivano degli assegni alla sua banca a nome Tomasetti, però è lei lì presente, allora, perché il signor Tomasetti non c'è. Arriva un fax con la carta d'identità di questo signor Tomasetti. Certo. Perché è necessario un fax con i dati di questo signore, se è così semplice come lei sta dicendo, sicuramente come dice lei, io non ho... Ma scusi, la domanda è proprio, fa delle imprecisioni la domanda, perché sostiene che io lo faccio, che io lo vedo, no, la richiesta di un documento su degli assegni circolari firmati, che dove c'è già una firma depositata su un contratto, viene fatta a maggior cautela. Perché se uno chiede il documento, scusi, se no, sempre qua, si trasforma sempre le cose come se fossero. Quante volte a voi vi è stato chiesto un documento quando andate in banca? Quante volte? A nessuno di voi è mai stato chiesto per fax l'invio di un codice fiscale, di un documento per redigere una fattura, per fare queste cose? O no? O mai? Allora, è stato fatto la stessa identica cosa. E comunque questa questione che vi dire sta, come dire, negli atti, ci sono le cose, cioè non è che si faccia le questioni in banca, sono tutte registrate, sono tutte lì. Lei sa
che può fare un versamento sul conto corrente di un altro facendo la sua firma, lo sa o non lo sa? Signora, la mia domanda, mi permetta, sto rispondendo a tante domande e ne faccio una. Io domando, sa se uno può andare in un posto e dire deposito questi soldi, sì o no? E comunque, perché siccome io so perché lei chiede. Scusi, le cazzate le dice lei e io no, quindi si tenga le parole che sta usando, capito? Chiaro questo? No, lei cazzate a me non lo dice. Scusi. Le rispondo. Io so cosa vuol dire, per cui il signore interviene, mi offende, abbia pazienza, io non accetto. Chiedo scusa. Io so cosa vuol dire, quindi glielo ripeto. Si continua a parlare sempre, continuamente, delle solite questioni. Io dico, e voi ci tornate a dire, c'è un contratto, ci sono delle scadenze, ci sono delle date da rispettare, ci sono delle formalità da rispettare, possono essere rispettate, vuole che la contenti, possono essere rispettate o non rispettate, ma ciò non cambia la sostanza. Se a fare... Ma scusi, al giornale, ma perché dice questo? Ma perché? Ma perché dice questo? Scusi. Sono lì, sono versati nel giornale della Toscana. Fusani, scusi, io rispondo alla domanda. I soldi sono stati versati e sono al giornale. Lo lasci verificare, scusi, con tutte le verifiche che ho, lo lasci verificare agli organi inquirenti, con i quali, tra l'altro, ho avuto un lungo dibattito per spiegare queste cose e mi sono riservato, forse non ha ascoltato all'inizio, che gli mando una puntuale memoria su tutte le cose, che fa parte del mio interrogatorio, accettato dal pubblico ministero. Quindi la prego, di credermi. Queste sono le cose, queste le dico, le sostengo adesso e sempre, e sono qua a fare questa conferenza stampa perché ho bisogno, sul mio onore, di dire le cose dal mio punto di vista come stanno. Poi certamente uno le può vedere anche diversamente, ma poi si deve andare alla sostanza degli argomenti, che sono quelli che io le dico, sono là.